Si è tenuta questa mattina a Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia di Salerno, la riunione tra il presidente dell'Ende d'Ambito Giovanni Coscia e i sindaci del Vallo di Diano, che nell'ambito della conferenza dei sindaci del territorio avevano deliberato di voler aderire al costituendo subambito distrettuale provvisoriamente denominato Ecodiano. Un incontro promosso dal consigliere provinciale Giovanni Guzzo. Il subambito distrettuale permetterebbe al territorio di gestire in modo integrato i rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, con a capo della gestione il territorio stesso del Vallo di Diano. Per perfezionare l'iter amministrativo propedeutico alla costituzione del subambito, il presidente Coscia ha convocato i primi cittadini del territorio a Palazzo Sant'Agostino. L'incontro è stato molto positivo, ha sottolineato il presidente Coscia, raggiunto dalla nostra emittente telefonicamente. Spetterà ora ai singoli consigli comunali presentare una sorta di piano industriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che dovranno poi presentare all'ente d'ambito. Il subambito permetterebbe un risparmio pari quasi al 50%, ha sottolineato ancora il presidente Coscia. Questa mattina in provincia erano presenti numerosi amministratori del Vallo di Diano ed anche il consigliere Giovanni Guzzo, che ha da subito appoggiato la proposta della conferenza dei sindaci del territorio. I comuni messi insieme possono essere, diciamo, parte attiva e protagonisti da soli per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in quella zona. Cioè, praticamente loro diventerebbero, diciamo, i protagonisti in proprio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, quindi con la previsione anche di un eventuale impianto di compostaggio in zona che comporterebbe appunto un abbattimento delle tariffe perché non sarebbero più costretti a portare i rifiuti fuori, quindi pagando delle tariffe molto alte per lo smaltimento, ma avrebbe una loro impiantistica in loco e farebbe abbattere più del 50% i costi di trasferimento. Nonché appunto si darebbero una forma di gestione che è più consona a quel territorio. Diciamo, risponderebbe alle specificità della popolazione. All'incontro di oggi non si è parlato però del possibile trasferimento di circa una tonnellata di rifiuti dall'impianto di Acerra a quello della zona industriale di Polla. Una possibilità presa in ultima analisi dalla provincia di Salerno che sta preoccupando però i cittadini del Vallo di Diano. In molti, seguendo quanto già affermato dal sindaco di Polla, Rocco Giuliano, sottolineano che Polla ed il Vallo di Diano hanno già dato.